Se siete interessati all'aggiunta di soldi nei vostri account, contattatemi in chat privata dove potrete visionare i listini. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove, come avete letto dal titolo, vi farò vedere questo nuovissimo glitch di duplicazione massiva. I requisiti li leggete qui a schermo senza perdere tempo ragazzi, quindi chi duplica ovviamente dovrete stare sia voi che il vostro amico in una stessa sessione solo ad amici. Quindi chi duplica ragazzi semplicemente avvia una missione creata da Rockstar, va benissimo qualsiasi missione, io vi consiglio un lavoro da titano se ce l'avete. Quindi chi duplica avvia un lavoro da titano e aspetta nella lobby di attesa ragazzi. Nel mentre ovviamente dovrete, vi ripeto, iniziare nella stessa sessione, sia voi che il vostro amico. Chi duplica avvia un lavoro da titano e aspetta nella lobby di attesa, mentre l'amico prende un suo veicolo a caso, preme freccia destra davanti al tizio del valet ed entrerà all'interno del casinò. Quindi una volta che è entrato all'interno del casinò, ragazzi, il passaggio principale lo dovrà fare il nostro amico, che è veramente molto molto semplice. Quindi il nostro amico, una volta che è entrato all'interno del casinò, dovrà dirigersi al bancone di Tom, ragazzi. Poi questo glitch, se verrà patchato, ve lo scriverò nel commento bloccato in alto. Quindi dovrà andare dal bancone di Tom, si dovrà attaccare al bancone di Tom, ragazzi, e dovrà premere freccia destra. Gli uscirà il menu a tendina, dovrà andare su servizio valet e poi su parcheggio, senza selezionare parcheggio. Quindi una volta che è su questa schermata, preme il tasto PS. Una volta che l'ha premuto, ritornerà semplicemente al gioco e noterà che appunto il menu è scomparso. A quel punto dovrà semplicemente aprire il telefono, andare su Southern San Andreas e comprare un faggio. Quindi semplicemente un faggio di qualsiasi tipo, ragazzi, costa 5.000, quindi non costa niente. E se lo mette in un garage a caso, ragazzi, quindi non è importante dove. Una volta che ha comprato il faggio, dovrà rimanere su questa schermata e dovrà andare nel party, come vedete dal video. Una volta nel party, partecipa alla sessione sulla persona che è appunto sull'amico che sta nel lavoro da titano. E adesso, ragazzi, su questo messaggio, ascoltatemi bene, dovrà premere triangolo, si leverà tutto quanto e dovrà cominciare a premere tantissime volte freccia destra. Quindi vi ripeto, preme triangolo e poi spamma freccia destra. Quindi adesso guardate bene, senza accettare il messaggio, semplicemente ragazzi, appena gli esce questo messaggio, preme triangolo, si leverà tutto e da adesso in poi velocemente preme tantissime volte freccia destra. Finché ragazzi non gli esce il menu a tendina, a quel punto preme tantissime volte X. Dovrà essere veloce sull'ultima parte ragazzi di premere X appena esce il menu a tendina e se riesce bene ragazzi premerà parcheggio e poi accetterà direttamente il messaggio. Se tutto quanto riesce bene, spawnerà sotto mappa in questa maniera buggata. Se lo fa entrare nella missione, normalmente semplicemente dovrà riprovare da capo perché è stato lento nella parte finale. Quindi, una volta spawnato all'interno della lobby di attesa, semplicemente quitta dalla lobby, quindi esce dal lavoro da titano. E ragazzi, il nostro amico è buggato. Poi, ovviamente, potremo uscire anche noi che duplichiamo. Quindi, il nostro amico si dovrà dirigere alla nostra Arena War, oppure al nostro nightclub, oppure alla nostra, al nostro garage, quello che usiamo, insomma, dell'attico. Quindi chi duplica prende il centro operativo mobile e lo mette davanti all'arena, come sto facendo io ragazzi, oppure dove duplicate, vi ripeto, per se utilizzate l'arena quello è lo spot più comodo. Quindi una volta fatto ciò, semplicemente chi duplica, vi ripeto, entra all'interno dell'arena, prende un veicolo a caso che non andrà a perdere, quindi va benissimo qualsiasi veicolo, ci sale sopra ed accelera, uscirà fuori. Una volta uscito fuori, ovviamente ci dovrà essere il nostro amico ad aspettarci. E noi scendiamo dall'auto, il nostro amico sale all'interno dell'auto appunto su cui siamo appena usciti. Una volta che ci è salito, ragazzi, semplicemente si allontana. Quindi, una volta che si sarà allontanato, noi diventiamo presidente del Motorcycle Club se non lo siamo già. E ragazzi, selezioniamo richiedi moto e selezioniamo faggio. Quindi selezioniamo un faggio. Una volta che l'abbiamo selezionato, non succederà nulla. Il nostro amico nel mentre dovrà rimanere sul veicolo e noi rientriamo all'interno dell'arena. A questo punto saliamo sull'auto che vogliamo duplicare, come al solito vi consiglio veicoli Bennis o Arena War, la IC Classic versione Futureshock è quella che dà più soldi. Quindi ci salite sopra, uscite fuori. Adesso ragazzi il nostro amico semplicemente scende dal veicolo che gli avevamo dato prima e il veicolo tornerà al deposito. Adesso noi premiamo freccia destra davanti al COM ed entriamo. Se vi esce il messaggio è perché avevate un altro veicolo nel COM, non vi preoccupate, non andrà perso. Quindi semplicemente la prima copia l'abbiamo fatta, adesso andiamo a fare la seconda, quindi semplicemente rientriamo nell'auto, usciamo fuori, una volta usciti fuori rifacciamo salire il nostro amico che dovrà stare ovviamente sempre nei dintorni, quindi facciamo salire il nostro amico esattamente come prima, lui insomma si allontana da noi, quindi il nostro amico si allontana da noi, una volta che si sarà allontanato andiamo sul Presidente Motorcycle Club ragazzi e richiediamo un faggio, quindi come vedete richiediamo un faggio. Rientriamo all'interno dell'Arena War e riprendiamo la IC Classic, appunto, che stavamo duplicando, oppure il veicolo che stavamo duplicando, e così duplicherete in maniera massiva una copia ogni minuto barra 40 secondi, insomma. Quindi
Quindi come vedete risalgo all'interno della Easy Classic, accelero ovviamente le copie e stanno al posto dei faggio. Qui semplicemente ragazzi entro nell'auto, accelero fuori, come vedete ci saranno due copie dell'auto, il mio amico appena mi vede che sono fuori semplicemente scende e a quel punto la vado a salvare nel centro operativo mobile. Quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, se siete nuovi ovviamente iscrivetevi al canale ed attivate la campanella delle notifiche per i migliori glitch e contenuti su GTA Online. Spero di essere stato il più chiaro possibile, entrate nel gruppo e nel canale Telegram per qualsiasi dubbio, vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo al prossimo video.